sempre tra la gente, non è difficile. Buongiorno a tutti e grazie veramente di cuore per questa vostra sincera e spontanea partecipazione a quella che è una manifestazione che possiamo tranquillamente definire la giornata dell'orgoglio della Lopride. Un'iniziativa importante che veramente ci fa sperare che qualcosa si possa risolvere grazie a questa vostra presenza. Da ormai, come ben sapete, da tantissimi anni, da quasi 5 anni, insieme all'Associazione dei Sindaci, insieme ai sindaci del territorio, insieme ai sindacati, insieme anche al personale dell'ospedale, lottiamo per portare avanti questa battaglia per evitare la chiusura di questo ospedale. Abbiamo sempre detto che dell'ospedale di Locri e della Locride possiamo avere bisogno tutti, in qualsiasi momento, indipendentemente da appartenenze politiche, appartenenze religiose o ceto sociale, in qualsiasi momento tutti possiamo avere bisogno del pronto soccorso, un pronto soccorso che è stato abbandonato e che non funziona, con personale all'abbandono e personale disperato. Non è possibile continuare allo scempio che abbiamo assistito nella recente stagione estiva, dove il reparto di radiologia funzionava solo nelle ore diurne e non nelle ore notturne. Non è possibile pensare che i nostri malati debbano essere portati a Polistena, a Reggio Catanzaro. Noi da sindaci non possiamo continuare da soli questa battaglia, che è una battaglia di civiltà. Abbiamo bisogno dell'aiuto del personale di questo ospedale, abbiamo bisogno dell'aiuto delle forze sindacali, abbiamo bisogno dell'aiuto dei cittadini, degli studenti, che ringrazio ancora una volta perché lavoriamo per il loro futuro, per garantire un futuro a questi giovani sul territorio della Locride. C'è bisogno di tutti! Il contesto non è la prima manifestazione che stiamo facendo, questa la dice lunga sul desiderio che la sanità in questo territorio funzioni e funzioni bene. Avverto segnali molto preoccupanti, le lunghe attese in pronto soccorso, spesso aggravate da gesti e riprovevole aggressione ai danni del personale medico ed infermieristico. I LEA non rispondendo agli standard previsti, l'esodo di molti malati al di fuori dei confini regionali per avere un'assistenza sanitaria adeguata, la spesa sanitaria sempre crescente, tendendo ad un disavanzo realisticamente incontrollabile che va oltre i 105 milioni di euro, secondo stime preventive. Questi elementi possono risultare incomprensibili rispetto alle attese e al bisogno di cura nel caso dell'ammalato che viene a trovarsi davanti tempi lunghi ed insopportabili per analisi specialistiche essenziali o a dover ricorrere a strutture sanitarie private o ad affrontare viaggi di speranza, cose impossibili per i cittadini meno abbienti. Mi auguro che la sanità pubblica non continui ad essere sacrificata da interessi privatistici e individuali. E chiamo Andrea Panetta e Domenico Melega che parleranno a nome degli studenti, sono tutti e due dell'Istituto Tecnico Superiore per il Turismo. Salve a tutti. Allora, noi siamo in pratica, come ha detto Cino, siamo dell'ITT, abbiamo deciso di partecipare a questo corteo, abbiamo deciso di partecipare a questa manifestazione, non come scuola, anzi. Sì come scuola, ma soprattutto come persone, perché anche noi siamo appunto cittadini della Locride, anche noi usufruiamo, speriamo raramente, ma comunque usufruiamo anche noi dell'ospedale. Stiamo parlando comunque di un ospedale che serve 42 comuni di cui fanno parte la Locride. Bisogna dire che è comunque una risorsa che bisogna preservare e almeno preserviamola bene, fornendo qualità, perché comunque, come dice appunto il nostro slogan che possiamo vedere lì, la sanità è un diritto, chiudere l'ospedale è un diritto, e lo pensiamo davvero. Quindi,
Chi è Rosario? Buongiorno, io sono Dulce Rosita, sono vicepresidente dell'Aidolopri, nonché paziente talassemica e trapiantata. Allora, come Aido siamo qui per dire che il diritto alla salute è un diritto di tutti e come tale va garantito, indipendentemente da tutto il resto. Non ci sono né parti politiche e né altro. Il diritto alla salute è unico e va garantito. Come paziente devo dire che grazie al sindaco di battaglie ne abbiamo fatte, abbiamo ottenuto qualcosa, ma credetemi, dover entrare in questo ospedale e sentirci sempre negare quasi tutto non è possibile. Come non è possibile andare a Reggio, perché farsi viaggi in continuo di Reggio non è possibile. Questo non è un diritto garantito. Quindi quello che chiediamo oggi noi ragazzi talassemici, cronici, è che ci sia finalmente qualcuno che garantisca questo diritto. Aggiungere poco a quello che ha detto la mia amica e collega Rosita. Io sono la presidente dell'associazione Talassemici Rotri. Siamo stati costretti a fondare questa associazione per rivendicare i nostri diritti. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno appoggiati e anche quelli che ci hanno messo in bastone un po' fra le ruote. Noi siamo malati cronici, ogni 15-20 giorni dobbiamo essere qua in ospedale per fare trasfusioni e cure varie. Non è facile, è molto difficile, a volte ci sentiamo demoralizzati e niente, ci vengono negate alcune cose ci vengono assicurate, però credetemi, non è facile. E sapere che c'è questa spada di Damocle sulla testa dell'ospedale con ambulatori e con le altre cose da fare è molto molto difficile. Per poi i malati cronici che devono vivere in ospedale e in ospedale a Locri, si spera sempre che vada a migliorare, invece va sempre sempre a peggiorare. Quindi a chi è di potere, a chi può, dateci una mano a farci vivere tranquille anche con le nostre patologie e vivere una vita tranquilla qui nella Locride. Grazie. La cittadina che ha chiesto di portare la propria testimonianza, prego. Salve a tutti. Guardi, io sto venendo da Vico Valencia e da 2 anni che sto portando il mio marito al reparto oculistica. Potrebbe essere questa una testimonianza, perché se veramente chiudono questo ospedale non saprei dove andare. Quindi penso che la sanità è un nostro diritto, non solo per quelli che sono all'Opera, ma anche per, diciamo, per tutta la zona. Quindi mi auguro veramente che questo mio appello sia ascoltato. La ringrazio. I sindaci non sono stati ascoltati quando rappresentavano a livello ministeriale, regionale e prefettizio la sofferenza della propria gente. L'ospedale di Locri rappresenta il livello massimo di disagio di questo territorio, un territorio che continua ad essere offeso in lungo e in largo, offeso a livello di isolamento dei nostri comuni, a livello scolastico. Nei nostri comuni interni si stanno facendo delle lotte per mantenere presidi scolastici aperti, offeso nella negazione del diritto alla salute. Siamo qua oggi e vi chiediamo di continuare ad essere con noi domani, dopodomani, nei giorni a venire, fino a quando non ci saranno delle risposte concrete per questo territorio e per la nostra gente. Ci sentiamo offesi e umiliati, ma non faremo un passo indietro, non ci fermeremo, lo dobbiamo alla nostra gente, lo dobbiamo alla nostra terra, quindi dobbiamo inaugurare oggi veramente una nuova stagione di lotta. Cara Locride, cari cittadini, auguri veramente di vero cuore a tutte voi, a tutti noi. Grazie Rosario. Simona Coluccio, associazione Comma 3. Salve, io sono Simona Coluccio, rappresento 40 famiglie della Locride, ma oggi sono qua veramente con un grido di allarme e di speranza, perché è una bambina con gravi problemi di disabilità. Io ho vissuto quasi 20 giorni a Messina, perché qua in questo ospedale non abbiamo un centro per quanto riguarda le epilessie in età evolutiva.
Quindi dico, è giusto secondo voi che io devo lasciare altri 3 figli a casa per andarmene in una città dove non è mia, dove è un diritto che mia figlia sia curata, sia vista e sia assistita? Questa situazione purtroppo per mia figlia non va a migliorare. Significa che noi dobbiamo stare col patema d'animo ogni minuto che mia figlia col 118 arrivare qua e dire noi non siamo in grado di gestirla, oppure portarla in rianimazione. Questo dramma, dico, la famiglia non lo deve vivere, non lo può vivere, perché comunque la mamma ha bisogno di tranquillità. Quindi io vi chiedo, dobbiamo lottare per i nostri figli, perché è ingiusto. Io dico a mia figlia, sei nata sfortunata 2 volte, uno per il problema e 2 per questa terra, che comunque non è giusto. Grazie. Grazie a Simona Coluccio, dobbiamo essere noi coscienti affinché questa sia una battaglia di tutti. Perché diciamo questo? Perché questo ospedale e questa battaglia che noi stiamo facendo, la stiamo facendo perché questo ospedale di Locri è l'ospedale degli ultimi. Che sia chiaro, siamo coscienti che questo ospedale di Locri è l'ospedale degli ultimi, perché chi ha la possibilità di curarsi altrove lo fa, e non dobbiamo essere ipocriti. Chi non ha la possibilità rimane qui, e chi invece... Allora, per coloro i quali questa possibilità non ce l'hanno, noi dobbiamo lottare affinché questo ospedale possa dare servizi che siano all'altezza e che non costringano ad andare via. Di questo ospedale si è demolita la fiducia, nessuno di noi ha fiducia in questa struttura, anche sbagliando alcune volte, perché ci sono situazioni, ci sono reparti, ci sono dottori, ci sono medici bravi, che con grande capacità e con grande senso di abnegazione portano avanti l'ospedale. E questo dobbiamo anche dirlo e ringraziare chi con senso di responsabilità, con abnegazione, con senso dell'etica del lavoro, porta avanti questa struttura, salvando vite umane.